Arrivo, 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 arrivo. Dieci secondi. Buongiorno, ben ritrovati con la carriera realistica. Monza! Here we go, come state? Intanto, io carico la carriera, carico tutto quanto. Che si dice? Che si dice? Buongiorno, Mamma mia, che rotto che ho tirato. Mi piace questa maglietta, me l'ha mandata Adidas. Ah, ok! Cambio schermata. Let's go! Come la va, come la va, come la va? Sono proprio contento di essere qui con voi, ragazzi. Secondo episodio della seconda stagione, Quest'oggi siamo in Europa, tra l'altro, aspettate un attimo perché dobbiamo caricare l'altro salvataggio, ho caricato quello sbagliato, perché, 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 nell'ultimo episodio, ah no aspettate, dobbiamo capire insieme, la Buba ha fatto la prima partita in Europa League, ok, infatti vedete che ho due salvataggi, ieri sapete che abbiamo fatto fare alla Buba la prima partita in Conference League, ora dovete dirmi voi, la vogliamo rigiocare la partita in Conference League of, o teniamo per buona quella che ha giocato la Buba, questa qua ragazzi... 0-0 a zero ha fatto la buba. Qua dovete dirmi voi, eh. La rigiochiamo o la teniamo per buona? Fa, sondaggio. Allora. Partita in Europa League. Come le 19.15, usciamo tutti, ma non mi sembra il caso. Partita in conference league o in Europa League. Vi faccio il sondaggio e decidete voi. Decidete voi. Perché ora vi devo dire una cosa. Uh, la rigiochiamo o oh, teniamo lo. 0 a 0 della buba Decidete voi ragazzi perché voi non lo sapete. Ma voi che guardate queste live ogni volta siete i tifosi di questa squadra. Quindi siete voi che prendete le decisioni importanti: se rigiocare le partite, se fare degli acquisti. Chi metter titolare. Voi siete i tifosi di questo Monza della carriera realistica. Quindi ditemi voi. Ai 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 ai. Sono tutto vecchio raga io. Vai sondaggio lanciato. Decidete voi. Tanto due salvataggi apposta: Bambu. Poi qua abbiamo altre due, oggi è episodio ricco eh raga, oggi è episodio ricco perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite, raga oggi 10 partite ma sono partite tutte belle, eh. capiamo già la nostra stagione da che parte va, avete votato in 154 e il 68% dice la rigiochiamo? Perfetto, allora termina il sondaggio, non vale quella giocata dalla buba e la, la rigiochiamo, la rigiochiamo, decidete voi ragazzi, quindi ora devo dire una cosa a chi mi monterà questo video... Tu che mi monterai questo video, caro brother, uh, devo pensare come fare però. Ok, niente, fai finta che non sia esistita la partita della buba e tieni, e tieni questa qua. Togli tutte le parti dove dicevo della buba e, e andiamo così. Ok, quindi la rigiochiamo. Allora, oggi 10 partite ragazzi, ve lo dico già, così sapete già cosa aspettarvi. Partiamo dalla prima, contro la Berdini ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Concludiamo contro la Fiorentina, quindi abbiamo... Due, tre partite di Conference League e sette di campionato. Questo è il nostro debutto, ragazzi. Difficoltà sempre leggenda: la squadra la conoscete, o meglio, la stiamo imparando a conoscere perché ha subito delle modifiche rispetto alla prima stagione. Questa è la squadra che affronterà la seconda stagione. Come acquisti abbiamo fatto Bacchirotto, McKenny, Icardi e in difesa Uisien, Tra l'altro, stanotte mi sono confrontato con un mio amico con cui gioco sempre alla play. E lui sta seguendo un po' questa carriera, no? Anche lui sta vedendo le live e tutto quanto e mi ha detto, lui si era perso la live di ieri, mi ha detto secondo me gli acquisti che hai fatto sono molto realistici, cioè non è così assurdo contando che comunque il Monza è andato in, Europa, è andato in Conference League, quindi ci può stare, anche perché mi avete detto un po' di voi che Icardi non era troppo realistico, però ragazzi pensate un attimo Icardi che torna in Lombardia vicino a Milano, comunque lì ha tanti amici, ci può stare, ci può stare e quindi leggenda 3 minuti, eh, Icardi confermato, andiamo. Retegger era realistico raga Ok Via Let's go Let's go Let's go Here we go Let's go Perché ho messo difensivo? Non lo so Vignato Gira Weston McKenny. Si parte da B Birindelli Ciurria Ciurria Mamma mia Ciurria Un giocatore Sublime McDonald Jansen Mamma mia ragazzi Che, che, che storia Come state? Voi che mi raccontate? Dai, la prima partita lo sapete, ce la prendiamo sempre un po' per parlare. Ditemi un po'. Ditemi un po'. Oggi siete tornati a scuola o tornate domani a scuola? Non mi ricordo. Vignato intanto il baby, il baby barman, il barman! Vignato! Vuole iniziare così. Vogliamo iniziare con un quit? Facciamoli quittare. McKenny, il nostro meccanico. Birindelli, palla dentro! Bellissimo! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, McGratt. Tra l'altro, oggi vi racconto una cosa io. Domani è andata a scuola, ok? Oggi vi racconto una cosa. Intanto attenzione. Attenzione, 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 Mioschi, 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 partiamo malissimo, era meglio tenere quella della buba. Allora, quello che vi volevo dire era... Questa cosa la capirà solo chi gioca Ultimate Team. Allora, praticamente io... Eh, come funziona la mia giornata? Di solito io mi sveglio, di solito verso le 11, no? Poi, eh, diciamo che registro al pomeriggio, anzi, la prima cosa che faccio di solito è andare in palestra, non tutti i giorni, però vado in palestra. Poi al pomeriggio registro e poi, quando le live vengo in live, se no registro altri video fino a cena, no? Perché poi la buba esce da lavoro alle 10 di solito e quindi io l'aspetto, apparecchio, metto sull'acqua della pasta, cose varie. E poi, vabbè, la sera mi vedo 2 tre puntate con la buba. E poi verso mezzanotte luna, quando la buba va a dormire, mi metto a giocare alla play, proprio a giocare per i fatti miei, no? E gioco ultimate team perché a me piace tanto, no? Anche se non vi porti video, io gioco tanto ultimate team, no? Dopo magari vi faccio vedere la squadra. E, e quindi cosa succede, no? Che ieri, eh, ieri, essendo che era festa, la buba era un po' più sveglia, no? E quindi niente, abbiamo giocato un po'. Poi abbiamo giocato un po' a Stars insieme. E poi verso, verso non so, l'una e mezza la buba è andata a dormire. E fin qui tutto bene. E mi sono messo a giocare a Play. Come al solito, con il mio solito amico con cui gioco tutte le sere. Intanto, attenzione Vignato, ve lo dico dopo. Barman, 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 Barman la riapre! Il Barman Vignato è suo il primo gol di questo episodio. È suo, vamo! Intanto devo scrivere al moderatore. Perché? Perché? Perché la chat la vedo un po' spammona. Quindi scriviamo al moderatore. Christian... Vieni a moderare, grazie. E scrivo anche all'altro moderatore. Gli faccio un audio all'altro moderatore. Bro. Vieni a moderare, grazie. Ok, vabbè, GN7 ti banno io. Che stai spammando saluti. Anzi, ti banno, no, ti, 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 ti metto in time out. Vediamo se ci pensi. Time out per 10 minuti. Vediamo se quando torni non sei più spammone. Ok, devo finirevi la storia. Visto che c'erano le feste di mezzo, no? Eh, non avevo più giocato al team. Avevo solo fatto la Weekend League. Che, tra l'altro, per chi gioca la Weekend League, l'hanno fatto 16 vittorie, che è, è tanta roba. livello 3. È uscito un obiettivo, una coppa. Coppa qualcosa. Coppa gol. Centu. centu Golazzo, guarda lì. Sostanzialmente devi fare tante partite per ottenere dei pacchetti. Aspettate che ve lo dico dopo. Huerta. 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 Uè. Uè. Mamma mia, Huerta. Questo è un Huerta tutto nuovo. Non è quello della scorsa stagione. Col punto. 0-2-1 Huerta, vamo debuttiamo così vi dicevo il problema è stato che c'era sta sfida da fare no eh, in queste amichevoli online che dovevi fare gol di testa gol al volo gol da fuori aria niente non ce la facevo sono impazzito ho iniziato alle 2 raggo ho finito questa sfida alle 6 alle 6 ho finito questa sfida e aver finito questa sfida alle 6 ha implicato che io sia andata a dormire alle 6 e qualcosa quindi mi ha sballato tutti i piani, perché poi eh, andando a dormire alle 6, non potevo svegliarmi alle 11, sennò no poi non ci capivo niente. Quindi mi sono svegliato a luna. E quindi essendomi svegliato a luna, non sono andato in palestra. E questo è stato un po' il problema. Intanto McKenny, il nostro meccanico, il nostro meccanico, il nostro meccanico McKenny 3 a 1, li facciamo quittare, li facciamo guittare, il meccanico McKenny, il meccanico McKenny. E quindi niente, quindi non sono andato in palestra, mi sono svegliato tardi, ci ho messo due ore a capire in che mondo ero. Poi ho registrato un video, che dovevo ancora registrare quello di sabato, e adesso sono in live. E poi stasera arriva Mati, la buba. Questo è quanto. Tra l'altro. Um... Meno male che Wert era la più grande delusione. Eh, infatti, ci sta stupendo. Fatemi sapere chi di voi, ragazzi, gioca ultimate team. Voglio saperlo. Così vediamo se mi capite e se possiamo anche fare discorsi su ultimate team ogni tanto. Ditemi sì o no in chat se giocate. Anzi, no, cioè, ditemi solo sì. Chi gioca mi dica io. Attenzione, intanto dobbiamo farli quittare. Iniziare la live con un quit sarebbe ottimale. Ok, alcuni di voi giocano. Ok, ok, alcuni di voi giocano. Come non hai FC? No! Uh, uh, birindelli. Calma, calma, andiamo. Andiamo. Ciurria, nuova richiesta amico. Sarà lo stesso di ieri? Sì, sempre lui. Faze Luca. Faze Luca, continua a riprovarci ogni giorno. Ti giuro che se ci proverai per... 18 giorni di fila al 18° giorno ti accetto Sei il nostro eroe Faze Luca E in chat Faze Luca Chi lo sa? Penso di sì Visto che mi manda le richieste solo quando sono in live Ha scoperto come mi chiamo Faze Luca tan, 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 tan. Non ve lo dico ragazzi Se no mi impallate la play Potete evitare di spammare ragazzi Il figo può evitare di spammare Grazie Se ci sono dei moderatori Me lo sospendono per mezz'ora Grazie McKenny, il meccanico. Il meccanico va dai Cardi. Icardi. Mauri Mauricardi. Intanto arriva anche un messaggio, ma il messaggio è meglio non leggerlo. Chissà cosa c'è scritto. Ciurria. Birindelli. Vogliamo il quit. E allora, spammatelo tutti insieme. Quit in the chat. 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 Logan Paul la riprende. Si va da Pessina. Logan Paul ancora. Capitan Pessina, Vignato, Vignato, il barman, il barman li manda tutti al bar. Tutti al bar il barman ancora. Palla dall'altra parte per Mauricardi, il barman vignato. Il barman vignato, il barman vignato. Ah, fermato da Clarkson. Quit, 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 quit. Mi è venuta una fame, raga, ho fatto un brontolio il mio stomaco. Intanto, continuarmi i messaggi. Se mi arrivano ancora i messaggi, dovrò bloccare i messaggi. Anche perché a voi appare sempre la cosa, nuova nuovo messaggio Huerta, dai facciamoli quittare ragazzi Logan Paul, gira per Huerta Gira per Huerta, Huerta è partito Huerta vuole riscattarsi dopo la scorsa stagione Guardate Huerta che fenomeno, Huerta È sempre lo stesso, è sempre lo stesso Niente, mi sa che il quit non arriva Ma comunque, ma comunque, ma comunque raga La portiamo a casa questa prima partita Meglio della buba ragazzi La buba 0-0 e eh, vi ricordo, noi Siamo rifatti, oh una mosca Arriva l'estate, arriva le mosche No, 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 mi son distratto per la mosca. no, 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 Icardi, sublime, sub, sub, sublime, cosa ho detto? Vignato, è partito Huerta, è partito Huerta, Huerta, Huerta per la doppietta Huerta! Eccolo il quit! Doppietta di Speedy Huerta! Speedy Huerta! Manda un segnale forte a Sané, gli dice il posto da titolare, quest'anno te lo devi conquistare. Tanto fatemi sospendere dalla chat chi spamma. Io vi sospendo per 10 minuti, vediamo se quando tornate siete più bravi. Se avete imparato la lezione. VAMO! Ma perché spam... Ragazzi, mi fate un favore, potete evitare di spammare? Vi, vi, vi sospendo tutti, però. Niente. Sospendiamo chiunque. Adesso basta, sono arrabbiato, ma sospendo tutti quanti. Tutti quanti. Tutti quanti per 30 minuti, basta. Chiunque spamma verrà sospeso. Faccio il cattivo, eh. Ok. Seconda partita dell'episodio. No, oh, una, hanno scoperto il mio nome, ragazzi. Hanno scoperto il mio nome. Ci stanno tracciando. Aiuto. Seconda partita dell'episodio. Monza, Inter, Roma. Vamo. Ragazzi, sta arrivando il moderatore. Vi consiglio di smetterla perché sarete tutti sospesi. O, meglio, bannati. Bam bam bam. bam. Juve o Lazio? Buh. Allora, so, ecco, 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 qua iniziano a aggiungere i primi problemi di questa seconda stagione. Perché, come vedete, ragazzi, siamo. Uh, abbiamo i giocatori stanchi perché abbiamo appena giocato in Europa. E noi adesso non è che abbiamo la squadra pronta. Quindi, in campionato, dovremmo fare un po' di turnover. Tanto siamo contro il Venezia, quindi va bene così. Dani mota davanti. Mettiamo Sane a sinistra. Il problema è che non possiamo cambiare tutta la squadra. Bonucci, Bonucci, lo facciamo giocare al posto di Izzo per il resto raga, ah tra l'altro è vero, dopo sta partita andiamo a vedere se ci ha trovato qualche, qualche ala destra di riserva, perché non abbiamo una destra di riserva, vogliamo giocare anche con Uisi e eh no, teniamo Logan Paul, mettiamo Uisi in titolare, va al posto di Bonucci, per il resto raga io farei giocare Ruiz che non sta giocando tanto al posto del meccanico McKenny. Vignato lo, farei la, lo lascerei titolare raga, Maldini entra magari dopo, vai, andiamo, fare turnover sarà dura, raga, col turnover sarà molto dura, eh, mi sa che è arrivato il moderatore, ragazzi. Spammare significa mandare messaggi senza senso continuamente. Tipo chi scrive GHBBBBB. Moderatore, sospendi chi spamma. Esatto. Guarda che, ragazzi, arriva Carletto. Carletto, eh, c'ha il martello della sospensione. Occhio, vi sospende tutti per un'ora. Se spammate, o per due giorni, o per sempre, Mua! Seconda partita, dai. Birindelliz Ciurria. Ciurria, bravo. Oggi voglio fare 10 vittorie. D'animo Mota Carvaio, Dani Mota Carvaio, Dani Mota Carvaio. La difficoltà è sempre leggenda. Lo sapete! D'animo Mota manda un segnale. ai Cardi gli dice: Calma, Maurito, che a qua posto se lo devi conquistare. Ci penso io. Comunque, obiettivo di questa stagione, ragazzi, ve lo dico, quarto posto. Io ve lo dico, vogliamo arrivare al quarto posto, ma perché mi stanno arrivando tutti questi messaggi? Ed, eh, mi sa che devo mettere l'impostazione della privacy. Che non mi appaiono le notifiche, perché se sennò... no. Impazzisco. Ragazzi, non serve che me li mandate, tanto non li apro in live che potreste scrivermi cose bannabili. È arrivato il moderatore, tutti ca. Ah, guardate, ragazzi, incredibile, arriva il moderatore e nessuno che spamma più. Fatelo adesso se avete il coraggio. Spammate adesso in chat, eh? Spammate ragazzi Dani da Carvaggio, Carvaggio, Carvaio Ma come giochiamo, ragazzi? Pure con le riserve? Marcel, che poi le riserve sono i titolari dell'anno scorso, ma vabbè. Birindelli, palla lunga per il barman Vignato: Che non ha sicuramente nelle gambe tutta la partita, ma 45 minuti può giocarli e come. E allora palla dentro, bellissima per Carvaglio, la prende il purti. Hai visto, Carlo? Eh no, Carlo, devi. devi sosp... Time out a tutti per mezz'ora. Chiunque spamma per mezz'ora. Tutti. Così non possono. raga se vi mette in time out vuol dire che non potete più scrivere, eh. Dani Mota, quindi. Farei occhio. Danimo da Carvaio. Gira per Marcel. Vignato. È entrato in aria. Il mago, il mago. Mamma mia, raga, ma come giochiamo? Ieri era l'episodio di ambientamento, come al solito, nel secondo episodio, voliamo. Cioè, nella seconda live ogni volta voliamo, raga, anche nella scorsa stagione, Harpser. Calma, 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 Cringjogu. Crinog, crino, ma chi è Crinog? Pessina il capitano, l'unico che gioca sempre, si va dal barman vignato che vuole mandarli tutti al barman, eh? Cosa ho detto? Non si sa, Sanè, mamma mia Sanè, quanto è migliorato Sanè, però devi salire, oh Sanè, bravo Sanè, fai il movimento, bravo Sanè, fai il movimento, bravo Sanè, il primo gol di stagione anche per te, il mago, Sanè, questo è l'anno della sua consacrazione nel mondo dei grandi. Carlo, devi essere più rapido. Appena spammano, pium, via, sospensione. Non voglio vedere uno spam in chat. Vai. Poggiampalo. Marcel. Vignato. Facciamo il quit? Vogliamo fare un altro quit, ragazzi? Sapete? Ecco, questo è il momento in cui dovete spammare la parola quit. Quit, potete scriverlo tutti quanti. Gasiamo il quit, gasiamo il quit, gasiamo il quit, gasiamo il quit, gasiamo il, il quit Più lo scrivete più c'è possibilità che facciamo quittare l'avversario Quit, 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 quit Ma vedo con la coda dell'occhio la chat che vola ragazzi La chat sta volando con la coda dell'occhio Cerchiamo di non prendere gol però se no il quit salta Cerchiamo di non prendere gol Chiudiamo il primo tempo così sul 2-0 Calma, calma Palla, pa Ah dai, fallo gli ha dato Spostiamo il portiere un po' indietro Cosa fa cosa fa ci fa gol Oh ma che va bene Fine primo tempo Calma, 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 calma 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 Siamo talmente calmi Come bere un caffè Buono il caffè lo bevete il caffè voi Non lo so se lo bevete Vignato Chi di voi beve il caffè ragazzi Fatemelo sapere Intanto attenzione poi Gianpaolo, Poi No, no! Logan Paul, ma che combini? Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Ciao, sono Modipp! Eh, stavo salutando la chat. Niente, raga. Ha portato sfortuna a spammare il quit. Non scrivete, non spammate più il quit, ragazzi. Non spammate più il quit. Ha portato sfortuna. Niente più quit in chat. Aia, bitzig, bitzig. Stop, stop, stop. Qua, raga l'obiettivo diventa non prenderne un altro di Gregorio. Eh, raga, qua va bene, va bene, non importa. Ci siamo troppo esaltati. Mamma mia, che recupero! Eh, ah, chiocchio, chiocchio chiocchio Bene, ciurria! No, 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 Gira per D'Animo da Carvaio, D'Animo Carvaio ha messo giù. Baschirotto, Pessina, vignato il barman. Ho visto un movimento incredibile, l'ho visto. Marcel, Marcel, Marcel che sarebbe Ruiz. Uh, bella, bella, bella. Proviamo il Dragone Viola, raga. Dragone Viola non dobbiamo abituarci troppo a farlo sempre, però ogni tanto sì, tipo adesso sul secondo palo c'è il filosofo, mamma mia. Mi dite se vi è piaciuto o non vi è piaciuto il video recap che è uscito ieri ragazzi, il video su tutta la prima stagione su YouTube, se l'avete visto fatemi sapere con un sì o con un no se vi è piaciuto, se volete che ve lo porto anche per la seconda stagione, fatemi sapere se lo guarderete in caso. Perché vi devo dire la sincera verità non è andato benissimo come numeri, però era un video lungo quindi me lo potevo aspettare, più che altro ho notato che l'avete visto poco nel senso il tempo medio per cui le, in cui l'avete visto non è altissimo infatti volevo capire se magari farvelo un po' più corto il prossimo datemi, ecco ditemi per chi l'ha visto secondo voi era troppo lungo ci stava cosa avreste tolto ditemi un attimo va capiamo intanto Vignato dentro Pessila il capitano datemi consigli solamente chi l'ha visto ragazzi quel video da 55 minuti che è uscito ieri io intanto cerco di non prendere gol mamma mia ma quanto è diventata forte questa squadra un po' troppo Haps Haps, haps, haps Mamma mia Marcel Ruiz Vuole il posto da titolare Troppo lungo? Avrei tolto gli acquisti? Ok Dividerlo in due Eh però diviso in due Era proprio carino Perché volevo fare un episodio Io per ogni stagione Quindi tutta la stagione Un video Tutta la stagione 2 Un altro video La stagione 3 Un altro video E via dicendo Così poi Chi vuole Se li recupera lì E ci sono tutti sul canale è brutto farlo di video perché vuol dire la, la metà della stagione 1, non è così bello Secondo me è più bello così, però Non lo so Vedremo, intanto attenzione che qua la maledizione degli ultimi minuti dell'anno scorso Speriamo non ci sia anche quest'anno Quisans, Quisans Logan Paul, forse la Uisi e non lo so Birindelli no, no Logan Paul, cosa gli ha dato rigore? Ah, punizione, mi sono spaventato, ok non importa Calma allora calma qua ci fanno gol è novantesimo è nell'aria è nell'aria cosa va a fare il coccodrillo quello no alzati corri di Gregorio tienila tienila importantissima sta vittoria importantissima andiamo in contropiede raga proviamo a fare un gol vediamo se ce lo fanno fare ok 2 a 1 vamo 3 punti importanti vi leggo un attimo eh il mercato bisognava toglierlo ok l'ho visto dal primo all'ultimo minuto grande Faresti un altro video con quanti doppi. Ok, togliere le regole. Ok, vabbè, ma era solo il primo episodio, nel secondo non ci sono. State provando anche voi a fare la carriera realistica. Mi gasa, mi gasa. Bene, 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 bene. Terza partita. Allora. Ah intanto abbiamo reso conto della scuola primavera Io vorrei, vorrei fare una cosa Vorrei farvi un sondaggio Volevo chiedervi quanti di voi dopo che hanno iniziato Mi si è buggato tutto Quanti di voi dopo che hanno iniziato Dopo che ho iniziato a fare questo tipo di carriera lo, lo stanno replicando anche voi? Chi ha iniziato una Voglio chiedere chi ha iniziato una carriera realistica Voglio sapere da voi chi di voi ha iniziato una carriera realistica Perché mi gasa sta cosa Io Io no vi metto Vediamo io e io no chi di voi ha iniziato una carriera realistica? Fatemelo sapere raga, sono curioso di sapere se vi ho ispirato. Oh mamma mia, aspettate un attimo che devo rispondere a un mio amico. Ok. Allora, andiamo a vedere intanto in primavera. Perché noi serve un'ala destra di riserva visto che non l'abbiamo. E abbiamo ancora l'obbligo, secondo le regole, di uh, avere un primavera in squadra. Quindi. Ah, ma mi ha detto che era tornato. Ma scusate, ho letto la notifica. Ah no, c'è il resoconto mensile di loro. Ah, ok, ok. Ah, ma le avevano già presi? Sì, 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 sì. 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 Allora, noi potremmo valutare di capire un attimo. Tipo, lui facciamo c'è di giovane. Eh, raga, loro sono tutti forti. Il problema è che. Sono pronti alla prima squadra? Cioè, lui è pronto a salire in prima squadra? A noi serve una riserva, raga. Lui è pronto a salire in prima squadra o no? Perché ho paura, intanto, grandi, raga, il 61% ha iniziato la carriera listica, vi voglio bene. Ehm... Loro, secondo voi, sono pronti a salire in prima squadra? C'è lui che ha un potenziale da 77 a 94. È pronto a salire in prima squadra a fare la riserva di Ciurria? Questa è la domanda, raga. E questa è la domanda. Eh. Non lo so. Non lo so. Sto vedendo quanto ha. Di, di, eh no, sì, lui non ha la destra. Però ha 51 di finalizzazione. Piano di crescita, vediamo un po'. Paura che se lo lasciamo qua troppo, raga, ce lo rubano. Lasciamola ancora un po' a crescere in primavera. Anche Figueiredo. Lasciamola crescere, poi capiamo, raga. Lasciamoli crescere ancora un mesetto, due, e, e capiamo. Perché secondo me loro potrebbero... Soprattutto lui, raga. Lui ha un potenziale da 82 a 94. Lui è tanta, tanta roba, raga capiamo, capiamo, è pronto Fidati, ci saranno i panchinari, lasciamolo ancora lì e vediamo, andiamo contro il Milan, eh raga sì in effetti sono stanchi, vediamo se sono stanchi o se sono tornati, no, eh no sono stanchi raga, qua bisogna fare tanto turnover quest'anno con la tripla competizione, quindi Maldini titolare contro il suo Milan, eh a destra purtroppo vedete che si è messi male, raga sì sì, quest'anno ci sarà da fare tanto tanto turnover raga purtroppo, solo che non voglio... Cambiare tutti ogni volta. Quindi ci saranno tante rotazioni. I titolari li teniamo proprio solo per le sfide importanti. Tipo. Il problema è che questa è una sfida importante. Per la prima volta facciamo riposare il capitano. Pessina riposa. Giocano Sensi e McKenny. Eh ragazzi, sì. Ci servono, ci servono dei cambi. Ci servono dei cambi. Però. Per ora andrei così. Andrei con i cardi contro il Milan. E eh, andiamo allora. Andiamo, andiamo, andiamo. Dai, 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 dai. contro il Milan. Eh? Per ora due vittorie su due partite in questo episodio. Bene, 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 bene. Mando un osservatore in Italia? Va bene, Vincenzo, lo mando, lo mando. Poi lo mandiamo. Adesso stiamo cercando un'ala destra. Diciamo che l'obbligo del, della primavera lo stiamo facendo così. Siamo contro il Milan, eh, raga. Mi raccomando. Forza e coraggio. Difficoltà sempre leggenda. Ciurria, ciurria. Maldini, non ci credo. Non ci credo. Maldini stava segnando contro il suo Milan. Maldini stava segnando contro il suo Milan. Proviamo a metterla dentro. Icardi, un rapace dell'area di rigore. Non in questo caso. Maldini. Gira per Ciurria, il Matador, Huerta, la mette dentro per il meccanico! Il meccanico Weston McKenny 1-0 contro il Milan! Ha segnato il meccanico! Eh, lo so raga che è difficile fare la carriera realistica. Rispettare tutto quanto è difficile perché vi viene voglia di... però Ogni tanto le regole potete un po', ecco, modificarle. Non è che c'è qualcuno che ve lo impone. Un po' come ho fatto io. Magari ho fatto un acquisto in più, una cessione in più. Però comunque l'importante è non fare acquisti assurdi e tenere sempre il realismo. Poi è una roba che vi dovete imporre voi. Mauricardi, intanto per Maldini. Mamma mia, raga, Maldini, eh. Non dico che ruberà il posto di Vignato da titolare. Però è una buona riserva, visto che quest'anno abbiamo bisogno di tante, tante riserve. Loftus Chick gira per Leao. Rafale, attenzione, Birindelli che intervento! Oh, ma siamo al terzo posto in campionato, raga, calma, calma che abbiamo iniziato alla grande. Occhiate Hernandez. Bonucci, Ucci, Ucci, McKenny. Mauricardi, Mauricardi è partito. C'è Maldini in mezzo, c'è Maldini in mezzo, Mauricardi, Maldini. Mamma mia, i cardi! Mamma mia, che tronco! Che sei i cardi! Mamma mia, i cardi! Sei un tronco a livelli esagerati. Te lo posso dire, i cardi! Sei un tronco. Siamo carichi oggi. Siamo carichi. Ao. Se consideriamo che l'anno scorso alcune partite le giocavamo a campione. Quest'anno, tutta leggenda, raga. Si è migliorati. C'è l'intesa di squadra, Bonucci! Ucci ucci, sento odor di Bonucci. Sensi, Huerta, che ci dà gioie e dolori. Ecco, in questo caso dolori. Occhio a Gerard Moreno c'è Leao, c'è Gerard Moreno, questo è gol, questo è gol, Gerard Moreno, Leao, fa la barba al palo, Izzo, Ciurria, McKenny. Ciurria, mamma mia, Raffaele Leao, Gerard Moreno, Bonucci, mamma mia, Bonucci, raga, comunque, ok che sta calando, ma ci dà sempre certezze, eh, Ottima scelta non venderlo Tenerlo un po' per il turnover ci, Mi piace, ci piace Birindelli intanto Forse era meglio Bebileau Ma Birindelli ci può dare più sicurezza A livello di overall Bebileau è eh, No scusate Bebileau Volevo dire Baby Baby Fenomeno è andato comunque A fare A fare l'esperienza in prestito Tornerà più forte di prima Maldini intanto La mette dentro per Uè Magnan, raga, vi faccio vedere il replay. Se non stavate guardando, ma che parata iperbolica ha fatto Magnan. No, dobbiamo vedere il replay. Dobbiamo vedere il replay, raga. Moderatori, Bannatemi se c'è qualcuno che bestemmia. Ma, non ci... ma ragazzi, ma che parata ha fatto? Stava facendo il gol dell'anno, Huerta. Stava facendo il gol dell'anno, Huerta. Mamma mia. Huerta ci regala gioie e delusioni, esatto. Palla dentro di Ciurria ah, Il colpo di testa, attenzione. No ma come ha fatto a sbagliare Mauricardi? Ragazzi! No, no raga, no, no, no. Paratona di Magnan. Ma ragazzi, ma come ha fatto a sbagliare Ricardi? A porta vuota, a porta vuota raga. Traversa palla che non ci Ma di quanto non è entrata, ma raga, dai. no raga, non ci credo. Guardate di quanto non è entrata e poi rimbalza fuori. Attenzione però non è finita. E sì, che è finita. Ma no, ma no, ragazzi, ma non ci credo. Una, una maledizione. Una maledizione. Tio Hernandez. Aia. Teo. Dai, bravo, Ciurri. Matador. Cerchiamo di non prendere gol. Birindelli. Maldini. Ciuria, 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 Ciuria. Bene, 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 bene. Che fatica ragazzi ok, aspettate un attimo, bene, vai 1-0 il primo tempo contro il Milan, eh? molto bene, molto bene grazie mille Michele, un saluto sostituisci i Cardi eh sì, quello è anche vero Allora, al sessantesimo facciamo i cambi Che volevo far rifiatare gli altri Però Danimoti, in effetti è fresco Quindi Izzo Tra l'altro Izzo Bonucci, ragazzi Difensori dell'anno scorso eh, in sta partita Huerta Gira per Gagliardo Jesus Gagliardo Palla per Mauricardi Mauricardi Eh, allora, raga. sta partita Mauricardi Tanta, tanta fatica eh. Tanta, tanta fatica Bonucci, che prestazione di Bonucci Maldini, Maldini è eh, un po' un tronco Maldini, eh Tra Icardi e Maldini non so chi è più tronco dei due Però ci sta Facciamo i cambi, raga. Appena esce la palla, cambi. Occhio, okay, loftus check. Loftus check. check check, check, ciuc, ciuc. Tra l'altro, raga, volevo dirvi che ho iniziato a giocare a Brawl Stars. Adesso vi faccio un sondaggio su. Voglio sapere se giocate a Brawl Stars voi. Izzo. La palla non esce, allora, Huerta. Huerta ancora. Speedy, Gonzales, Huerta. Speedy, Gonzales, Huerta, lotta. Spidi Gonzalez. Huerta, si gira, Huerta, mamma mia, bravissimo, E poi come al solito, gioie e dolori il nostro Huerta, gioie e dolori, l'intervista fine partita, giusto, attenzione, attenzione, Ciuquette, c'è Izzo che insegue, Izzo, 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 scivolata, disperata, 1-1, 1-1, 1-1, eh, 1-1, cambi, cambi, fuori cardi entro rimota. Ciuria non ce la fa più raga, Ciuria non ce la fa più, mettiamo Sanè e poi il prossimo mese promuoviamo quello della Primavera per forza, andiamo. Buba, buba! Eh no, buba, non l'ho rifatta, giuro, giuro che non l'ho rifatta, buba. Uh, ascoltami un attimo, buba. Puoi gestire un attimo la chat? e Puoi fare un timeout di 10 minuti per chi spamma troppo? Grazie. Perché c'è gente che spamma a caso. Chi dice, cioè, dice bestemmie bannano direttamente. Grazie, buba. Love to chick. Ragazzi, è vero che non l'abbiamo rifatta la partita di conference? No, vero. McKenny, 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 il meccanico. C'è Huerta. Deve fare un movimento bello, Huerta. Lo fa, Huerta. Dentro, il filosofo. Pff, mamma mia, sta partita. Mamma mia, sta partita. Carriera realistica, ti consiglio di andare a vedere la prima live, il primo video, la prima live. Perché avevamo fatto un bel discorso su tutte le squadre, avevo anche fatto un sondaggio, ti consiglio di scegliere una di quelle che ti piace di più tra quelle che non abbiamo preso. Quindi tranne il Monza, una delle altre. Mi sembra fossero Torino, Empoli, Udinese. Dani Mota, se vuoi puoi dirmi un nome di una squadra e ti dico come potresti farla realistica, intanto cerchiamo di vincere contro il Milan perché siamo in casa, anche se comunque un pareggio va bene raga, cioè noi quest'anno puntiamo alla Champions, non allo Scudetto, Sanè, baby fenomeno, eh raga dura dura, Dani Mota, uh il filosofo, cosa ha fatto, McKinney. il Milan lo vedo in difficoltà raga, però da un momento all'altro potrebbero anche farci gol eh, Occhio a Ciucu, occhio a Ciucu, che nella realtà non è forte ma qua sta facendo il fenomeno Occhio a Ciuku dentro per Gerard Moreno Ah abbiamo preso gol Abbiamo preso gol, abbiamo preso gol, abbiamo preso gol Eh raga Icardi è già uscito, abbiamo preso gol Proviamo il tortellino, vediamo se, no no non funziona più il tortellino Sanè, devi inventare te qualcosa, vai mago, fai il mago davvero Mamma mia, mamma mia, eh raga contro le big Stesso problema dell'anno scorso, non siamo ancora una squadra pronta a giocarcela con le big Comunque 2-1, a non un brutto risultato, cioè, non una brutta sconfitta, però purtroppo sempre punti, eh. 5 0 punti, Perdere 5-0 come la prima giornata di campionato perdere 2-1, a a livello di risultato non cambia nulla. Ci sta, raga, è una carriera realistica, non possiamo vincere tutte, però attenzione all'ultima azione, forse ce la fa fare il gioco Maldini, Maldini, niente. Perdiamo 2-1 col Milan. Complimenti comunque ai ragazzi, complimenti comunque ai ragazzi. Non importa, non è successo niente, non è successo niente. Alla fine deve essere realistica, esatto. Vero, almeno non hai visto il video di oggi, male. Volevo farvi un sondaggio, appunto, volevo chiedere se giocate a Brawl Stars. Che magari volevo farvi dei video. Giocate a Brawl Stars, sì o no? Vai. Vediamo un po'. Voglio sapere se giocate a Brawl Stars. Abbiamo perso, è successo che abbiamo perso. Iniziamo con le interviste così sale un po' la barra, ma me l'avete detto voi. Allora. Dobbiamo mettere quello sempre con. Ok, questo qua che ci alza il morale. Bene bene. Così sono tutti più contenti. Le interviste facciamole sempre, che mi ero dimenticato. Bene, morale squadra sale, molto bene. Ma se sale quello vuol dire che sale il morale di tutti i giocatori. Ok, ah, lì abbiamo poi la conference. Ah, eh, interessante, interessante. L'81% di voi gioca a Brawl Stars. Questo è un bel dato. Ora voglio farvi un altro video. Guardereste un dei miei video su Brawl? Sì o no? Vai. Ditevi se vi interesserebbe. Intanto, 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 siamo contro il Monza. Siamo contro l'Atalanta. Noi siamo al sesto posto in campionato. 12 punti, siamo lì. Poi sono tutte lì, raga eh. sono tutte lì. Potenzialmente con una vittoria andiamo al terzo posto. Con una sconfitta crolliamo giù. Quindi sono tutte lì. Uh, andiamo avanti, volevo vedere se mi diceva che i... alcuni giocatori hanno il piano di crescita che ha raggiunto i livelli desiderati, quindi dobbiamo cambiare un po' i piani di crescita, tipo Birindelli, vedete, eh, dobbiamo mettere quello più veloce, però non è che cresca tanto Birindelli, eh? Andiamo un attimo a fare i cambi piani di crescita, va, vediamo se ce ne sono più veloci. Mi sa di no però. Cambiamo un attimo i piani di crescita, ovviamente non mettiamo quelli buggati, vedete Carlos gusto 6 settimane, vabbè, Bonucci tanto sta calando. Izzo sale ancora, incredibile. Izzo sale ancora, incredibile. 94 settimane, Basquirotto sale, sì, interessante. Uisi è in 13 settimane. Io vado a cambiarli tutti, raga. Che non si sa mai. Non si sa mai che magari troviamo qualche piano di crescita che ce lo fa crescere molto di più. 50 settimane, 16 settimane. Pessina è un po' bloccato, però ci può stare. So, comunque, raga, è una carriera realistica. Non è che la gente diventa fenomenale da un anno all'altro. Vignato una settimana, vignato troppo forte. Huerta anche sale tantissimo, molto bene. Baby sané sale in 5 settimane. Molto 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 bene. Ciurria anche sale? 6 settimane per Ciurria, i cardi anche sale. Molto bene. Ne abbiamo pochi che scendono. Il filosofo Danimota, 50 settimane. Molto bene, molto bene. Tanto poi, ragazzi, se giocano bene, salgono anche più veloce. Abbiamo già delle crescite, più uno più. C'è già un più due, chi è più due? Ah, Danimota ha già più due da inizio anno, eh. Eh, il filosofo, raga, ne chi è più tre? Ah, il baby fenomeno, raga. Più 3 ha preso già in prestito. Eh. Chi è più 4? Vabbè, Cardoso, non so chi sia. Ok, vediamo se volete i miei video di Brawl Stars. 80% riguarderebbe. Eh, questo è un, dato, è un dato interessante. Un dato interessante. Dobbiamo valutare, dobbiamo valutare allora. Ok. Anduma. Partita contro l'Atalanta. Eh, questo è importante già per una futura sfida Champions. Ma in che senso lo hanno Julian Alvarez, raga? Però loro sono un avversario da battere o almeno da pareggiare per la Champions. Allora... Come al solito dobbiamo fare tanti cambi quest'anno eh. eh Ciuria non ce la fa più raga ma Quello della primavera non è ancora pronto secondo me Lo prenderemo la, tra un mesetto quando arriva il nuovo report Per il resto facciamo riposare Il meccanico McKenny. Mettiamo Ruiz E andiamo con Uisien al posto di Izzo Eh raga con, con tre competizioni è dura Con tre competizioni è dura Birindelli ha giocato tante partite Riposa un attimo gioca Carboni vai Uisien e Logan Paul dietro Dani Mota Mettiamo Sanè, raga, mettiamo Baby Sanè. Anche se Huerta sta facendo bene, voglio dare spazio a Baby Sanè. Vai. Il mago Sanè. Ho 200 milioni, Tomori, cosa faccio? Boh, alza, poi dipende se faccio una carriera realistica, eh. Metti le tattiche, le abbiamo messe all'inizio, mi sembra. E poi comunque mi sa che non me ne faceva mettere troppe tattiche perché nella carriera non è come ultimate team, tu puoi mettere tattiche solo in base ai preparatori che hai, tipo, quindi boh. Dopo questa partita vediamo anche le tattiche. Tanta attenzione, cerchiamo di non perdere, che già abbiamo perso la scorsa contro il Milan di Gregorios. Wisen l'abbiamo messo a titolare, raga. Quest'anno ci saranno tante rotazioni, sia perché sono stanchi e quindi dobbiamo comunque fare le rotazioni, vignato. E sia perché comunque, raga, per il realismo va molto bene, perché nella realtà avete mai visto una squadra che gioca tutto l'anno con gli stessi 11? No. E quando vedete le carriere solite, raga, la gente gioca sempre con gli stessi undici. E invece noi no. Noi no. Noi vogliamo fare una cosa realistica. C'è il mago dentro. C'è il mago dentro. Visto. Il mago. Che sfortuna. Poi rimpallo. Rinvio dal fondo. Ah, co come fa a essere. Cal ma ragazzi, ma come fa a essere calcio d'angolo? La palla è rimpallata sul mago. Ma raga, ma non è rimpallata sul mago. Allora tiro. Ma raga! Ma non è mai. Cal Scusate, la para il portiere, guardate. Poi la palla rimbalza. E tocca il ginocchio, e poi c'è un'altra parata. Sì, calcio d'angolo, aveva ragione il gioco. Andiamo, Pessina. Niente, Dragole, raga, il dragone viola e il tortellino quest'anno non funzionano, eh. Ma infatti, anche su ultimi team non li faccio più. Sane, bravo! Vignato! Lo può provare il super tiro! Non ce l'ha, non ce l'ha ancora. Non ce l'ha ancora. Tra l'altro mi date una, un consiglio. Qualcuno di voi sa come si fa in modalità carriera a sbloccare i playstyle dei giocatori? Cioè, crescendo li sbloccano o non possono sbloccarli? Fatemi tipo il super tiro, il pallonetto, quelle cose là. Fatemi sapere. Vai a vedere la live. Che vuol dire vai a vedere la live? Ma io sono in live. Boo. Non ho capito. Occhio a Julian Alvarez. La gira dentro per scamacca. Come vola l'Atalanta, raga. Basta scrivermi strefezza, Vincenzo è da ieri che lo scrivi Crescendo si sbloccano, ah ok, ma in automatico si sbloccano Occhio, occhio, eh, stiamo soffrendo troppo sta partita Vignato, servi te, quest'anno stai un po' deludendo, eh Vignato Sarà che l'anno scorso nessuno aveva aspettative su di te, quindi non avevi pressioni E riuscivi a giocare più senza pensieri, con la mente libera Quest'anno, Vignato, stai facendo tanta fatica, eh Vignato Forse bisogna far fare un po' di partita da titolare a Maldini Così magari ti svegli vignato Logan Paul intanto. Ciurria. Gira per Pessina. Il mago di qua. Dovrebbe salire, signor mago! Signor mago! È chiamato a far gol! Il mago! Il mago! Super tiro del mago! Centrale. Mm. Sì, con L1 R1 fa il tiro potente. Il matador Ciurria. Quest'anno hanno più pressione, ragazzi, eh. Attenzione a ah, Pessina! Pessina! Il capitano! Ah raga che fatica con l'Atalanta Mamma mia Bisogna rubargli la sfera Bisogna provare a fare un gol di rapina Danimota completamente assente Si è Bert Bravo Ciurria Mamma mia Ciurria Stiamo facendo fatica Ma poi in che senso hanno Julian Alvarez? Dov'è il realismo? Si basta con strefezze vero? Occhio a Scamacca Bene Capitan Pessina si riparte Il mago Sanè Vignato ai, ai 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 Kierkegaard 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 Di Gregorio Proviamo a fare un cambio di gioco Vediamo se ci riesce Carboni che Sta giocando pochissimo questa stagione E sta patendo Dovevo farlo a giro col mago Eh ma mi sa che non ce l'ha ancora il tiro a giro buono eh Voi vi state immaginando di avere dei giocatori incredibili con, Tipo la carriera dell'anno scorso con la Fiorentina Qua la situazione È complicata È like, una carriera realistica Dani Mota Sanè Guarda la palla Guarda che palla per il filosofo, in realtà era per Vignato, ma va bene lo stesso, il filosofo, il filosofo, il filosofo, il filosofo non sa cosa fare, mette tutti per terra, rigore, oh, ma non può essere caduto da solo, fine primo tempo 0-0. Beh, non sono ritornato dalla live perché ero all'ospedale, no, Haider, che è successo? Spero tutto bene, ma perché non compri Strefezza? Bro, perché il mercato è chiuso, ma poi perché sei fissato con Strefezza? Il mercato è chiuso, vediamo poi nel mercato invernale se abbiamo bisogno di un esterno, ma per ora siamo a posto, c'è Matador da una parte, dall'altra ci sono Huerta e... e il mago Sanè, va bene così, ci serve una riserva, Ciurria, dentro, oh mamma mia il filosofo, non ci credo, raga, adesso meritiamo noi, partita super equilibrata, prima meritava l'Atalanta, adesso è giusto il pareggio, ma forse un gol. Wisian, mm. intanto, i due acquisti titolari dietro, Logan Paul e Wisian. Sanè. Il mago. Bella palla per Carlos Augusto. Carlos Augusto. Palla tagliata. Ah, peccato, peccato, peccato. Sì, abbiamo iniziato la conference. Come si fa il tiro a giro? Con R1 più tasso del tiro. Palla dentro. Proprio per Carlos Augusto. Vignato. Allarga ancora. Per Ciurria. Il Matador la deve mettere bene dentro. Per Uisen. Il filosofo. Quanto salta. Eh, però ha le mani anche. Compra su lei E eh, niente Dua gamer Arriva e spamma Ragazzi i messaggi una volta Dovete mandarli Non tante Se no vi metto la chat lenta eh Silbiard Posso essere moderatore? Eh però siamo a posto con I moderatori Cioè a posto A posto più o meno però Dani Mota Dai 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 Dani Mota Pensaci tu filosofo che dura, è dura. Che poi 0-0 con l'Atalanta può anche andare. Eh, perché è una diretta concorrente alla Champions. Però, non lo so. Toloi, ma... ma chi è Mallamo? Aia, non dobbiamo perdere. Due sconfitte di fila, no? Bene. Vignato, Vignato allarga per Ciurria Ciurria non ce la fa più, raga. Ciurria è stanchissimo. Prossima partita deve riposare. Ciurria non si sa come perché non abbiamo interpreti. Però deve riposare. Ciurria Dobbiamo aspettare ancora un mese per prendere il giovane della primavera perché voglio vedere il nuovo report e poi capiamo. Carboni. Prendiamo poi lui della primavera perché deve, ha bisogno di, di rifiatare, raga. Ha bisogno di rifiatare. Eh, bro, wild gamer, non devi scrivere tre volte i messaggi. Anche adesso che mi scrivi scusa sei un grande. Una volta. Leggo tutti, raga. Poi non rispondo a tutti perché devo concentrarmi sul gioco. Però leggo tutti, fidatevi. Ci provo, ci provo con la Salernitana, va bene. Quello delle cinque stagioni, va bene, ci provo. Occhio, raga, ottantesimo. Sta partita veramente marcia, eh, ve lo dico. Ma è talmente marcia che prenderemo gol all'ultimo minuto. È talmente marcia che ci pensa Marcel. Vai, Marcel. Attenzione. Dani Mota. Vignato, per favore, inserisci. Ti fai... Vai vignato, vai vignato, il barman, il barman, il barman, devi fare la cosa giusta, mamma mia il barman, perché hai provato il dribbling, ma perché barman, era tutto perfetto, era tutto perfetto, niente, pareggiamo 0 0 mi sa, attenzione, forse no, ultimazione, la recupera, il filosofo, il filosofo, la giocata, il barman Non ci credo Tanto attenzione Deve recuperare la palla Deve recuperarla per un'ultima occasione Eh mi sa che ce l'hanno loro L'ultima occasione Accidenti 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 Scamacca Wysian pensaci tu Wysian pensaci tu No 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 Di Gregorio Via Mamma mia Ci salviamo così 0 a 0 Che sofferenza Brivido nel finale Va bene 0 a 0 con l'Atalanta Va bene raga Va bene Uff Ciao Pietro Mamma mia raga Mamma mia Brutta storia, questa brutta storia è stata. E ora abbiamo di nuovo la conference. Mamma mia. Avete giocato l'Europa Sì, in Europa League abbiamo giocato la prima e l'abbiamo vinta 4 a 1. E adesso abbiamo la seconda contro il Karagum Rook. Mamma mia, quante ne abbiamo fatte in sta live di partite, tra l'altro. 1, 2, 3, 4, solo 4, eh, ne dobbiamo fare 10, raga. Ne abbiamo ancora di cose da fare. Dai, 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 dai. Monza contro Karagan Allora, uh, io so che non dovrei farlo, raga. Però io farei turnover in, in Conference League. Perché abbiamo vinto la prima. Siamo contro una squadra potenzialmente scarsa. Quindi farei un po' di turnover. Allora, via Ciuria. Proviamo da animare a destra. Per ora. Finché non c'è ancora il giovane della primavera. Farei un po' di turnover. Quindi mettiamo Gagliardo. Va bene, Izzo. Mettiamo Bonucci. Va bene. Birindelli. Gioca. Va bene. Anzi, no, facciamone fare due di fila carboni. Qua Capitan Pestina riposa perché gioca Sensi insieme a McKenny. Riposa Vignato che sta un po' facendo fatica e gioca Maldini. E gioca Huerta perché Sare ormai è mezzo titolare. Andiamo. Speriamo di passare. Sì, sì, speriamo di passare il turno, raga. Quello sicuramente. Speriamo di passare il turno. Dai, siamo, siamo in Europa, eh. Calma e sangue freddo. Facciamo un po' di turnover, sempre per il realismo, raga. Secondo me ci può stare. Che avendo vinto la prima 4-1, in campionato stiamo facendo un po' di fatica perché abbiamo dato una sconfitta a un pareggio, ci può stare che la seconda in conference contro una squadra comunque scarsa, facciamo turnover. Poi tutto rispetto per il Caravan Kruk, ma non so neanche da quale paese arriva, quindi turnover e va bene. Se strappiamo un punticino va bene, se dovessimo perdere va meno bene, ma almeno poi siamo pronti per il campionato perché ci aspettano tante partite difficili in campionato di Gregorio. Facciamo un'intervista, giusto mi dimentico sempre. Quando fai la carriera col Froginone? La faremo, la faremo anche col Froginone quella serie. È una serie che vi piace, quindi la faremo. Occhio. Aceric. Occhio. Occhio. Bravo, Izzo. E parte Daniele Mota Carvaio. E parte Daniele Mota Carvaio. Palla per McKenny. Palla lunga per McKenny! <ride> Roden. Carboni, non, non facile, raga. Devo dire non facile contro. Cioè giocare con le riserve così non facile, però. Va bene lo stesso. Ma chi, so... chi è Salid ah. Chi è chi è Adnan? Ma chi è sta gente? Bravo McKenny, Carboni. Icardi. Icardi. Icardi che alla fine ne sta giocando tantissime. Icardi per Huerta. Huerta, Huerta, sei la stella tu oggi, è eh, di questa squadra. Non deludere. Huerta, bravo. Icardi, grande azione. Maldini, azione suprema. No, fuorigioco di quanto? Del tallone. Fuorigioco per il tallone. Come lagga. Come lagga. Ma va, non lagga, raga. Raga, ma lagga, sondaggio. Sondaggio, ditemi se lagga. Mi sembra sta, aspettate che prendo la live. Voglio vedere io dalla live. Guardo io dalla live, aspettate. Ma no, ma non mi sembra che laghi. No, 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 no. Copyright, ok. No, non lagga, raga, non lagga. Dite bugie. Vediamo, aspetta, guardo dalla live. Aspettate che c'è la pubblicità. Devo vedere le pubblicità le mie live, vi rendete conto? Vediamo se lagga. Mettiamo bonucci. Va bene. Ma no che non lagga, raga. Facciamo l'intervista. Non lagga, raga. Mi avete detto una bugia. Stavo vedendo la mia live. No, non lagga. Ok, perfetto. Ah, è lui che lagga. Ok, se è lui che lagga, non c'è problema. Ok, allora ripartiamo, vai. Siamo contro il cara. Oh no! Oh no! Oh no! Carboni, carboni, lo so che non giochi tanto, ma salva questa. Mamma mia, va bene. La rosso? Rosso? Ma siamo pazzi! Ma siamo pazzi! Ma come fai a dare rosso? Vabbè, forse era rosso. Non lo so se era rosso. Ha dato rosso comunque. Eh raga, eh, fuori, fuori, fuori Maldini per forza. Fuori Maldini dentro Birindelli. Doveva riposare Birindelli non può riposare. Vabbè. Si complica subito la nostra Conference League. Si complica in maniera folle. Sì! Vabbè, raga, ma che gol ci ha fatto. Vabbè dai. Rosso e gol. Tutto bellissimo. Tutto bellissimo raga. Dai. Ma che gol è Aceric. Olè Ole, Ole, Dove l'ha messa? Vamo! Vamo 1-0 per loro Guardate come si complica la nostra Conference League eh? E ora in 10 voglio vedere cosa facciamo Izzo, dai Sensi, voglio proprio vedere cosa facciamo Sensi Icardi Dai Mauro Dai Mauro, va bene, va bene, va bene metti mettila bene dentro Per Huerta, la palla rimane lì Sensi! Il titolare della scorsa stagione! Adesso fa un po' un ruolo da vice, ma quando c'è è sempre decisivo. Sensi! Vamo! Vamos! Birindelli! Danimota! McKenny, ok, resistere! Bonucci, ora in 10 raghe dura, in 10 dal trentesimo! Occhio! Occhio ad Ursun di Gregorio. Sensi dà il senso alla partita. Mi piace. Si mette malissimo. Esatto. Vabbè, ragazzi ancora la seconda dei gironi. Eh, però, i cardi di testa, intanto, come la mette fuori? Huerta. 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 Attenzione, speedy. Speedy, Huerta. Speedy, Huerta contro il sistema che ci ha espulso. Huerta. Huerta. Cosa può fare? Non lo so. Prova una magia. Huerta. Ma, ma non ha neanche quattro skill. Huerta. Vabbè, mi, mi dissocio fortemente da questa cosa. Huerta non ha neanche quattro skill. Occhio a Ruden, occhio a Dursun. Izzo! Izzo! Con la sua cattiveria fa capire chi comanda. Sensi, è partito il meccanico McKenny. C'è i cardi che fa movimento. Il meccanico preferisce tornare dietro. Da Gaiardo, che allarga per Huerta. I due messicani si capiscono alla grande. Dentro c'è i cardi. Huerta preferisce provare un'altra cosa. Huerta si incastra, Huerta. Gioia e dolori, Huerta. Qualcuno mi banna, Paolino Patenza? Grazie. Hanno Sirigu in porta, ma come hanno Sirigu in porta? Eh no me lo sono chiesto anch'io come si sbloccano gli stili in tesa sai, me l'ho chiesto anch'io ma non, non lo so, ma in che senso hanno Sirigu in porta, ma davvero, il grande Sirigu, Bonucci che combini, no 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 Eisteric già ci ha punito prima, ci ha punito già prima, Eisteric, colpa di Bonucci questo raga, colpa di, colpa di Bonucci questo raga Dani Mota raga se lagga ricaricate la live non è un problema della live è un problema della vostra connessione Birindelli eh raga qua se strappiamo un pareggio è già un miracolo siamo fuori casa contro questa squadra che non so di quale paese è secondo me della Turchia ci hanno fatto un furto incredibile con quell'espulsione la UEFA è contro di noi ragazzi occhio Roden mamma mia Izzo dai Huerta ripartiamo bravo i cardi non ce la fa, ma non abbiamo cambi, raga. Purtroppo non abbiamo cambi. Gaiardo, per i mamma mia. Ma perché mi avete fatto comprare i Cardi, raga? Io ve lo dico, il titolare è Dani Danimota, mi spiace che i Cardi vuole ruolo importante, ma... anzi cruciale, ma... Male, male. Prossimo incontro contro il Torino, la squadra che ci ho fatto il video oggi. McKenny, Huerta. Bravo, mamma mia. Mamma mia, questa è la classica partita, raga, dove la squadra non, non c'è. Poi quell'escursione subito all'inizio ci ha fatto tanto male. Roden. Eh raga, è dura. È molto dura. Vorrei fare dei cambi, ma sono tutti... Cioè, devono riposare. No? Non possiamo fare troppi cambi. Ne? Sì, che preparatevi a cambiarli ogni stagione. Wild Gamer, mi spieghi perché scrivi tre volte lo stesso messaggio? Grazie. Huerta, inventati qualcosa Oh, fa... facciamolo. Fuori gioco. Era ottima l'idea, però fuori gioco. È dura, raga. È dura, raga. È molto dura. Meccanico McKenny. Dai, cerchiamo un gol. Sensi, Gira per Danimota. Danimota sulla fascia. Non benissimo, eh, per ora. Icardi. Icardi, scarsissimo. Mamma mia, Icardi non sa fare nulla. Icardi. Danimota. Danimota. E cosa deve fare il povero Danimota? Il nostro filosofo. Scarica fuori. Vuole la doppietta Sensi. Ci stava il tiro. Calcio d'angolo. Dai. Dragone viola ragazzi. Serve tutta la spinta del tifo. Voi siete i tifosi ragazzi. Fate un po' di tifo. Sensi. Dentro. Il filosofo Danimota Carvalho. Dai. Dai ragazzi. Voi siete i tifosi di questa squadra. La chat è il tifo di questa squadra. Dai. Dai. Voi siete tifosi. In questo momento serve il tifo per andare a prenderci una vittoria in questo complotto. Dov'è il tifo? Ho 600 tifosi qua che ci stanno guardando. Siete voi i miei 600 tifosi, dai. Ah, occhio, occhio a Feguli. Questa è una società in cui i tifosi decidono tutto. Quindi dovete anche decidere fare il tifo. Soprattutto in questa squadra... Aia, 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 fate il tifo nelle vostre squadre dove non avete potere decisionale, non lo fate per questa squadra dove potete decidere tutto voi, e eh dai eh Dani Mota, andiamo a vincerla, col cuore, Dani Mota, McKenny col cuore, gira, ancora, Birindelli, abbiamo perso palla, vediamo di non perderla Potremmo perderla ragazzi, devo essere sincero, potremmo vincerla come perderla, cerchiamo di recuperarla per l'ultima occasione dai, 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 dai Sensi, recuperala, no, 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 non prendiamo gol, no, uno di recupero, non possiamo più vincerla, possiamo solo non perderla Aia, aia, aia. Si mette malissimo. Eswiun. Eswiun, si mette malissimo. Fischia, fischia, direttore, è finita. È finita. Huerta, bravo, bravo. 2 a 2, va bene, per come si era messa va bene. Forza, Monza, tutta la settimana. E tu, tipo, ditemi, e pensano solo a te, esatto. Dai, dai, dai. Va bene così, raga, va bene così. Va benissimo così. Un 2 a 2 che, per come si era messa. Ve l'ho detto raga, è oro, è oro colato. Ora abbiamo il campionato, abbiamo pure i giocatori freschi, abbiamo fatto turnover consideriamo anche che abbiamo giocato con molte riserve, raga, quindi secondo me ci sta, ci sta. Non è un brutto risultato fuori casa con le riserve, col turnover in 10 dal trentesimo minuto e sotto di un gol ci sta. Vamo. Ciao Cristian. Ora siamo contro il Torino. Vediamo se non ci sono ancora aggiornamenti dalla primavera, vero? No, purtroppo no. Ciuria sembra corto di energie. Eh lo so, ragio, Ciuria sembra corto di energie. Il problema è che vediamo nel vivaio come prosegue. Prosegue che lui è un 64. Non abbiamo altre news su di lui. Non abbiamo altre news. Sette settimane ha un po' rallentato la crescita. Vediamo lui, Figueroa. Però un anno in più. Mm. Fate che, raga, c'ha veramente statistiche basse. 67 velocità, tutto basso, raga. Non lo so, non lo so. Anche Figueroa non è che ha chissà che statistiche. Però, almeno, Figueroa corre, raga. Figueroa corre. Non lo so. Eh. E questo Paolo Ferrari? Anche lui corre, ma solo quello fa. Ivan Rizzo. Niente, raga. Facciamone ancora una e poi capiamo. Contro il Torino, noi sesti, loro quattordicesimi. Dai. Dopo il pareggio col Genoa, andiamo. Fuori Izzo, ma perché Izzo me lo segna titolare? Ma Izzo, ah, Izzo è titolare, è vero. Eh, oggi giocano Wiesen e Baschirotto. McKenny, raga, non ce la fa più. McKenny non ce la fa più, quindi gioca. Gioca a Ruiz, ma non è che ne abbiamo quattro. I cardi, raga, non ce la fa. Neanche Danimota ce la fa, ma Danimota, io credo in te. E qua tra Huerta e Sanè ne sono i due recuperato Quindi facciamo giocare Sanè, raga. Facciamo giocare Sanè. E basta. E andiamo, e andiamo, 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 andiamo. Mettiamo magari un McKenny in panchina, anche se. Mm. Ciurria adesso ha recuperato ma raga non ce la fa più Ciurria Dobbiamo prendere la riserva L'hai fatta col Bologna? Ci sta dipende come la vuoi strutturare La buba è lavoro raga La buba è lavoro La buba lavora tutti i giorni tranne la domenica Da lunedì al venerdì lavora dalle 17 alle 22 Il sabato lavora dalle 9 e mezza mi sembra Alle 14 Come è partito il Torino? Ma come è partito? Vabbè Sanè Partito molto bene Il Torino Nguessan Birindelli Bravo Birindelli bravo Birindelli avanza Birindelli avanza Dobbiamo subito Rientrare in partita Ragazzi abbiamo, abbiamo fatto nelle ultime partite Intanto il mago Oh, abbiamo fatto sconfitta col Milan Pareggio con l'Atalanta E pareggio in conference Sono tre partite che non vinciamo Raga Serve una vittoria Contro il Torino Poi dai Ormai noi siamo una squadra che punta alla Champions Contro queste squadre dobbiamo vincere Carlos Augusto Bravo Uisien Mamma mia Ruiz Uisien Pessina Quanto è chiuso il Toro Vignato Allarga bene Per il Matador Ciurria Vignato non ci credo, raga, non ci credo, Palo. Quest'anno, raga, comunque è cambiata la mentalità delle squadre che ci affrontano. Perché l'anno scorso eravamo una piccola. Quindi giocavano a viso aperto. Adesso le piccole giocano contro di noi, tutte schiacciate dietro, e provano a giocare in contropiede. Come se noi fossimo, non so, l'Inter, la Juve, il Milan. Cioè, ci vedono come una grande. L'anno scorso eravamo una sorpresa. E il fatto che siamo arrivati settimi, secondo me, ha stupito tutti quanti. Adesso hanno modificato il loro stile di gioco. Anche perché questo inizio di campionato, raga, è eh, sesto posto, non male, non male, eh. Vogliamo qualcosa di più, però, eh? Un qualcosa di più, eh? Come dice CR Spera, Dani Mota, Ciurria. Sanè, Carletto Augusto, Gira, Vignato, Gira, Dani Mota Carvaio! Cosa ha preso, Popa! Ma cosa ha preso, Dai, raga, quella partita? E quella partita maledetta, un palo, un miracolo, e dai! Mamma mia. Tra l'altro il troll lo conosco bene perché oggi è uscito il video sul Torino, raga. Crescono tanti i giocatori, eh. Vignato gira. Danimota per il barman. Il barman cerca di mandare al bar. Si gira su se stesso. Il barman ancora non ci sono spazi. Il barman preferisce tornare dall'altra parte. Dal capitano che si incastra. Il capitano che si incastra. Io non, non, non so cosa dire, ragazzi, davvero. Occhio a Kabic. Bravo! Bravo, Carlos! Dai, dai, Carlos Augusto Dobbiamo trovare l'1 1 Ciurria Ciurria Danimota inserisciti bene Bravo Danimota 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 Il filosofo dentro Ma non è vero Ma dai Ma raga Ma dai Ma guardate di quanto non l'ha presa Vignato Ma come ha fatto a non prenderla Palla perfetta Vignato Come ha fatto a non prenderla Ma raga Dai A porta vuota Ah! Tra l'altro mi ha preso una fame, dopo questa partita mi vado a mangiare una merendina, raga, perché scusate, mi ho troppa fame. Attenzione, vignato, vignato, gira, le squadre sono chiusissime contro di noi, il mago sanè, gira ancora per il filosofo, chiuso da buongiorno, mamma mia, che fatica, che fatica, sarà dura arrivare in Champions. Fine primo tempo. Huerta COC, visto che vignato è in difficoltà, eh, non lo so. Vignato sì sta facendo fatica quest'anno, eh. Sta facendo fatica, Ciurria. Cambia tutto per il Mago. Il Mago. Non mi sembra il caso di fare le rovesciate. Mago, Ciao, ti amo. Anche io, ma anche se non so chi sei. Attenzione, Vignato, Marcel, Birindelli. Serve un 1-2. Birindelli, chiudilo l'1-2. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Posso dire che i giocatori che l'anno scorso ci avevano stupito, quest'anno stanno deludendo. Non 2-0. 2-0 contro il Torino ragazzi 2-0 contro il Torino Bisogna correre ai ripari Eh raga Il problema è che Togliamo Vignato dentro Maldini Togliamo Sanè che non ce la fa più dentro Huerta E andiamo Proviamo a mettere una tattica un po' più offensiva Vediamo se cambia qualcosa Ma qua Terzini offensivi dai Huerta Chiamo anche attaccante extra Proviamole tutte Proviamo a riaprirla Come solo noi sappiamo fare Maldini Pessina Il fatto è che, raga, abbiamo avuto sfortuna che ci hanno fatto un miracolo. Un palo, Vignato che si butta in scivolata la sfera di un millimetro. Poi due gol. Due, due tiri, due gol loro. Vediamo se fanno tre tiri. Tre tiri, tre gol. Tre tiri, tre gol. Sarebbe fantastico, eh? Tre tiri, tre gol. Uert è scarso. Eh, ma, raga, siamo in difficoltà. Però ci sta. È una carriera realistica. Cioè, non è che dobbiamo essere al primo posto, ecco. E certo che mi ricordo, cioè non è che mi ricordo, non ero nato ma me l'ha raccontato il Grande Torino, mio nonno era tifoso del Torino, mi ha raccontato tutto del Grande Torino prima della tragedia. Ciurria, a me è sempre stato simpatico il toro come squadra, anche se come sapete era piccolo ti Juve ma sempre portato rispetto. Birindelli, Angolo, dai. Huerta palla tagliata di là, ma questo dovrebbe essere un dragone viola. No, raga, ci proviamo, ma purtroppo in campionato arriviamo da sconfitta col Milan, pareggio con l'Atalanta, se perdiamo anche questa è ufficialmente crisi Monza. È ufficialmente crisi Monza, raga, se perdiamo questa. Dai Ciurria. Maldini. Birindelli, cosa ci fa Birindelli qua? Non lo so, Birindelli spinge. Birindelli si ferma, scarica, il filosofo la riapre. Calma 2 a 1, calma che l'aria aperta è il filosofo, non c'è tempo di festeggiare però. Non c'è tempo di festeggiare. Dai, 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 veloce, andiamo. Baschirotto Logan Paul, Churri al Matador, ho fatto la rima. Filosofo, fai un bel movimento, filosofo, attenzione al filosofo contro Ivanozov, Zanozov, Zanozov ce l'ha rubata. Eh raga. il toro, il toro via, dietro ha no, una difesa è incredibile. Buongiorno, Zanozov, Sjur, Skurs. Però dobbiamo recuperarla. Secondo me ce la possiamo fare, raga. Adesso sono un po' sbilanciati loro. Ma in che senso Simon ha il toro. Ma che palla, non resta che fargli gli applausi. Oggi hai visto i video di 5 stagioni col toro. Ti è piaciuto, bro? Eh, raga, è purtroppo male. Male, male, ma non importa. È realismo, raga. Ci sono i momenti negativi nella stagione. Bisogna solamente rialzarsi. Bisogna solamente rialzarsi. Marcel Ruiz Dobbiamo, dobbiamo rialzarci, dobbiamo capire un attimo come fare Chi, sarà, chi sono i titolari e chi le riserve Dopo lo capiamo insieme Dopo sta partita facciamo un attimo un punto della situazione Dani Mota Gira per il Matador Che la mette dentro Ragazzi, ragazzi Ragazzi io non ci voglio credere Io non ci voglio credere che Huerta ha sbagliato sto gol ragazzi Io non ci voglio credere ragazzi Gioie e dolori veramente Huerta Io non ci voglio credere Non ci voglio credere io non ci voglio credere raga Ma in che senso potrei prendere di bala no? Il top lo prendiamo se arriviamo in Champions l'anno prossimo Io non ci voglio credere raga Huerta che sbaglia quel gol Ma che roba è? Birindelli Si ferma dentro Ma cos'è? Raga, Questa è proprio L'esemplificazione del periodo nero che stiamo passando Guardate Guardate Tutto buio Guarda Pessina Ma che tiro è Pessina? Sembra che non c'hai voglia Ha fatto un passaggio Così non c'ha voglia. Momento veramente buio, raga. Eh, dobbiamo rialzarci. Dobbiamo rialzarci, non importa, ci rialziamo. Adesso capiamo insieme come fare. Mancano quattro partite in questa live, raga. Le voglio vincere tutte e quattro. O comunque voglio dare dei segnali forti. Dobbiamo migliorare, assolutamente. Assolutamente dobbiamo migliorare. Ci rifaremo. Cosa non ha funzionato oggi? È tutta colpa mia. Vai. Anche se non è vero, ma va bene. Ora abbiamo il Cagliari. Eh, raga, intanto io prima cosa che farei è promuovere il Giovane della Primavera perché Ciuria non ce la fa più. Ciuria non ce la fa più. Allora, facciamo una cosa. Intanto abbiamo aggiornamenti dagli osservatori, quindi andiamo a vedere un po'. Andiamo a vedere un po' cosa hanno... Se hanno trovato... Perché per, magari è entrato qualcuno che è addirittura meglio di quello lì che avevamo. Anche se non penso, eh. Però non ci costa nulla vedere. Se c'è qualcuno che costa tipo un milione, anzi 3 milioni, è meglio di quello là. Ma la vedo dura. Noi guardiamo. È 900 900.000, non male. Un milione e sei, non male, raga, ecco. 800.000, non male. Io li promuovo tutti, raga. Poi quelli interessanti, vediamo se c'è qualcun altro da promuovere al posto di, di quello là. Adesso, tipo, le italiane in Europa, ragazzi. 500.000. Ok, 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 120.000. Vediamo un po'. Dobbiamo promuoverne uno, raga, dobbiamo promuoverne uno dal vivaio. Questa è la situazione. Eh, lui va da 77 a 94, lui va da 82 a 94, però un anno in più e ha 3 in meno di overall. Eh, Mendoza va da 79 a 94, però 57 di overall. Lui da 7, lui 79 a 94 è tanta roba, raga, però facciamogli piano di crescita. Ah no, ho sbagliato. Ah no, 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 no. Facciamogli piano di crescita Mendoza, perché ha solo 15 anni. Ok? 82-94 lui, raga, tanta roba, 82-94. Facciamo di pieno di crescita. Non si può fargli quello buggato. Eh vabbè, non, faccio, non ha senso fare quello buggato, ok? Allora, raga, io promuoverei Romeo in prima squadra. Abbiamo bisogno di una riserva. Abbiamo bisogno di una riserva, promuoviamo Romeo in prima squadra. Sì. Romeo promosso in prima squadra. Uh, abbiamo la partita contro il Cagliari. Vado a prendere solo una merendina, raga, perché ho troppa fame. Se no, svengo e non vorrei svenire in, uh, in live. Ecco. Quindi vado solo a prendere un attimo una merendina e, e torno da voi, ok? Arrivo, un secondo. Eccomi qua Mangio un attimo raga perché ho troppa fame mm. Allora Scusate Siamo settimi in campionato Non è malissimo E eh. alla fine tre vittorie Due pareggi e tre sconfitte Peccato questo periodo negativo Adesso ci rialziamo però Allora La cosa buona è che i nostri Hanno avuto modo di riposare Perché c'è stata la pausa delle nazionali Quindi, teoria Ok, ho mangiato perché avevo troppa fame Andiamo, contro il Cagliari, raga Ciao Gaetano Ciao Gaetano Ok, quando iniziano le live, in che senso? Lunedì, martedì, mercoledì, andiamo McKennie, vignato Occhio a Lita Sunk Occhio alla Padula Occhio Pereiro, Maschilotto. Da rimota. Rinunciamo. Oh, queste ultime quattro partite della live, raga, le portiamo tutte a casa. Promesso. Se ne perdiamo anche solo una, raga. Live fallimentare. Non ti fa male il collo a stare piegato così. Ma no. Cioè, mi era successo in passato, ma in realtà no. È la mia posizione, ormai il mio colpo si è abituato a questa posizione. Poi in realtà. Quando gioco non in live, raga, gioco tipo così. Quindi no. Dani Mota. Huerta. Che quest'anno sta giocando un po' di più rispetto all'anno scorso. McKenny il meccanico. McKenny ottimo acquisto. E devo dire, per ora è quello che mi sta piacendo di più. Poi a fine live voglio farvi un sondaggio su chi è il, pref il vostro preferito della squadra. Pereiro, attenzione. Bravo, Izzo. Izzo comunque incredibile. Titolare inamovibile di questa squadra. Huerta. Gira per il filosofo. Che va da Pessina. Si va dall'altra parte da Ciurria. Si va da Weston McKenney. Si va da Dani da Carvaglio il filosofo. Dani da Carvaglio il filosofo. Mamma mia, sfonda le mani del portiere. Ciao Alvise, ti ho già salutato ieri. Huerta. Palla dentro. Dragone Viola modificato. Capitan Pessina. Il filosofo. La palla rimane lì, ancora il filosofo. Mm. Izzo, una sicurezza. Carlos Augusto. Pessina, McKenney, Ciurria, Vignato, Vignato. Mamma mia, che fatica per Vignato in questa seconda stagione. Allora, se delude anche questa partita, Vignato, raga, si fa due partite a pensare in tribuna, eh, ve lo dico. Si fa, come aveva fatto Huerta l'anno scorso. Due partite in punizione. Non può essersi già montato la testa, Vignato, eh. Ma che passaggio è, Vignà! A Vignà! Gabriele! Mamma mia, Gabriele. Pessina. Ah, Com'è che si chiama lui? Azdiacos. Va bene. Izzo. Huerta e andiamo. Vignato. Vignato. Il barman devi fare. Devi fare il barman. Devi saltare tutti. Bravo, vignato. Così. E però poi devi fare i giusti passaggi, Vigna. Ah Vigna, Oh McKenny. Meno male che ci sei te. Attenzione, il filosofo. Il filosofo Daniele Motta Ma cosa ha preso? Mamma mia. Dragone e Viola che tanto ormai non funziona. Ma noi lo riproviamo? Ci proviamo costantemente. Fine primo tempo. Com'è andata contro il Milan? Eh, eh, ti dico le mie ultime partite. Perso col Milan. 0-0 col Bologna. Pareggio in Conference League e sconfitta col Torino 3-1. Un disastro. Infatti, siamo in un momento proprio di. oscurità. Non vediamo più. Davanti ai nostri occhi c'è solo il buio. Dani Mota. Dobbiamo uscirne da questo periodo. Huerta. Dani Mota. Eh, I giocatori non sono felici. I giocatori non sono felici. C'è qualcosa che non va nell'ambiente. Mamma mia, Kenny che recupero col tacco. Huerta, Huerta, Huerta. Scarica, dentro, che palla, il tiro! E maledizione! E questa è una maledizione! Avevo fatto l'azione perfetta, sembravo il Barcellona di Guardiola. Mamma mia. Mamma mia. Ah! Vai, Basky, Logan Paul. Bravo, McKenny. Vignato, lancia il filosofo col tempismo perfetto. Il filosofo è troppo veloce. È troppo più veloce degli altri. Il filosofo Dani Mota Carvaio. Dani Mota Carvaio. Vamonos. Vamo. Stavo cercando di capire cosa non andasse nella squadra. Perché la difesa, raga, non stiamo andando. Cioè non stiamo prendendo tanti gol alla fine. A centrocampo anche abbiamo un bel filtro, stiamo giocando bene, davanti, bu, non, non mi sembra così male, Huert è diverso è, è migliorato, non so, non so cosa non va, forse è solo sfortuna raga, forse è solo sfortuna. Secondo voi qual è il reparto dove stiamo facendo più fatica? Attacco, difesa o centrocampo? Non, non lo so. Jankto, che è stato uno dei candidati a venire da noi, però poi l'abbiamo skippato. Non l'abbiamo ritenuto all'altezza di Gregorio, bravo. Attacco dite? E forse sì. Perché in effetti Vignato sta facendo fatica. Sané non è più quello dell'anno scorso. Il Matador pure sta facendo una fatica incredibile, perché non riesce a rifiatare. Ciurria. Dani. Dani. Mota! Il filosofo! Dani, Mota Carvaio! Tra l'altro prossima partita facciamo debuttare il nuovo esterno destro al posto di Ciurria. Scusa, è meglio di Guardiola, insomma. Compra Svilar come riserva. Eh, ma non è molto realistico, eh. 2-0, vamo, vamo, vamo. Occhio, occhio. Occhio, non facciamola riaprire. Bravo, Carletto Augusto. Comunque, Carletto Augusto non è che mi stia piacendo molto, eh. Huerta, Huerta, Huerta. Dai, lancia il filosofo che vuole la tripletta, la sua prima tripletta di questa stagione. Il filosofo, il filosofo. Forse ha il super tiro il filosofo, non lo so Ciurria, il matador, gira Per il filosofo che lotta eh, Mi sta deludendo tanto Ciurria raga Non lo so Occhio Occhio Pereiro Occhio No, 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 no Bravo, bravo, ottima difesa Andiamo a fare il 3 0 Mamma mia, vignato Mamma mia, vignato Sadik Baschi rotto Logan Paul, Baschi rotto Logan Paul per Huerta e andiamo a vincere, dai che siamo usciti dal periodo con questa vittoria 2-0, molto bene, molto molto bene, dai, importantissima questa vittoria raga, importantissima, ciao Luke, vittoria raga non fondamentale di più, mamma mia, meno male, meno male, Dani Mota molto felice, molto felice Dani Mota, morale a posto fra Lecce e Cagliari, Lecce. Secondo so me ci sta. Vamo. Orsolini non è realistico. Uh, Conference League, raga. Facciamo debuttare il nostro nuovo acquisto in Conference League? Facciamolo, let's go! Una vittoria e un pareggio in conference. Ciurri è salito di uno. Icardi lo metterei titolare. Facciamo debuttare il nostro nuovo acquisto, Romeo. Dobbiamo lì poi un soprannome. Ma di dov'è? È italiano, ok. 5 mossa abilità, 4 pile debole. Il problema è che ha delle statistiche indecenti, raga. Però io metterei loro i titolari, raga. I titolari per la conference questa volta, perché dobbiamo. Non, non possiamo perdere altri punti. Non possiamo perdere altri punti. Voglio farvi un sondaggio, intanto, mentre inizia la partita. Chi è il vostro preferito? Il vostro preferito della squadra, eh. Voglio sapere fin qui. Allora vi metto il filosofo Danimota. Il barman vignato e quando lo registro, Marzi il barman vignato. Poi mettiamo il meccanico McKenny. Ah, il pilota di moto, il barman vignato. Il meccanico McKenny. Che vi metto come quarto per il sondaggio il capitan pessina. Il capitan pessina vai, sondaggio lanciato. Voglio vedere cosa votate, raga. Sono curioso di sapere chi è il vostro preferito. Intanto inizia la partita. Dai. Ah, facciamo giocare il mago, tra l'altro. Sì, dai, facciamo giocare il mago, facciamo giocare il mago, vai. Romeo, raga, debutto importante qua, eh. Vediamo se entrerà subito nei nostri cuori. Come aveva fatto Baby Fenomeno Romeo, lui lo chiamiamo Shakespeare Romeo e Giulietta. Sapete che Romeo e Giulietta l'ha scritto Shakespeare? Lo chiamiamo Shakespeare. È un po' complicato Shakespeare, però. Shakespeare, lo scrittore lo chiamiamo Romeo. Lo scrittore, abbiamo il filosofo e lo scrittore davanti. Partiamo bene. Carichi, carichi. Intanto avete votato il 40% da Nimota, poi McKenny, Vignato e Pessina. non a tutti piace. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, andiamo dai, calma, ragazzi, calma. Conference League, raga, bene la prima vittoria. Meno male che abbia rifatto la partita della Buba. Eh, perché, se no, era un problema. Poi pareggio rubato. Vediamo cosa, qua che succede. Anche dovessimo perdere, non, non dobbiamo disperare, però. Ah, è vero, io volevo mandare in punizione Vignato. Non me l'avete ricordato, raga. Dovete ricordarmelo voi. Vignato ha bisogno di un po' di punizione, eh. Deve darsi una sveglia. Come nella realtà, quando un giocatore non performa, via Tribuna Sullo sgabello come Bonucci. Mamma mia, di Gregorio, dai. Vignato Romeo, eccolo qua, primo pallone toccato per Romeo Romeo, intanto ci fa vedere che siamo primi in classifica Romeo, per ora, bene, il primo passaggio buono Icardi! Maurito, non vi sento Icardi! Chi è Romeo? È il nostro, è il nostro scrittore È il nuovo giocatore alla destra Che dovrà fare il turnover o meglio, si alternerà con Ciurria perché il matador Ciurria non ce la faceva a giocarle tutte, era l'unico ruolo dove non avevamo la riserva e quindi abbiamo promosso lui dalla primavera. L'anno scorso dalla primavera abbiamo promosso Baby Fenomeno, quest'anno lo scrittore Romeo. Ora lo stiamo provando, il suo debutto. Debutto subito in Europa. Vogliamo dargli fiducia, Romeo. E Giulietta. Chissà, aveva un buon potenziale, vediamo se salirà. Sanè, bravo! Il mago Sanè. Vignato. Mamma mia. Pessina! Icardi. Pessina. Ah, il capitano sbaglia tutto qua. Comunque sapete che quello che mi sta deludendo di più, ok, è vignato. Però Sanè, raga, mi aspettavo di più. Cioè, giocava meglio l'anno scorso che stava crescendo, aveva davvero il basso rispetto a questa stagione, in cui comunque va verso il 70, dovrebbe avere 69 adesso. Sanè. Icardi. Contro ogni critica. I cardi ragazzi c'è un grosso problema. Sa fare solo una cosa. Gol. Punto. L'unica cosa che sa fare è calciare in porta. Perché per il resto, mamma mia, passaggi zero. Dribbling zero. Velocità zero. Con i cardi bisogna solo farlo... farlo.. Far, farlo calciare in porta. E infatti noi in teoria abbiamo vignato, Dovrebbe mettergli i palloni. Però vignato è... Eh, è in crisi. Vignato in un periodo no. Momenti no. Come stai? Ah! Vignato, mamma mia, ragazzi, mamma mia, ragazzi, Jonathan Texera, Fabio Ronaldo, ma chi è Fabio Ronaldo? Scopriamo dei giocatori incredibili comunque, Fabio Ronaldo, Fabio Ronaldo. Gol! Uh, che parata! Sanè, bella uscita! Dai, dai, vignato! C'è Romeo, è partito Romeo, vediamo se di che pasta è fatto Romeo, il filo e lo scrittore, niente mi sono confuso, vabbè vabbè ci sta ragazzi, è giovane, è giovane, è realistico Pasalic al Torino, mm, così così, vedi Juve Lazio alle 9? Penso di sì, penso di sì perché vengono due, due amici miei di Matilda a casa, magari mentre mangiamo ce la vediamo, anche se la buva arriva alle 10 quindi... Comunque sì, e tra l'altro dovevo andare allo stadio stasera Poi buh, non ho capito perché non sono andato Ma mi hanno detto che non c'era più possibilità Potevo inventare un bel video ma purtroppo è saltato Icardi, gira per Vignato Il barman, il barman Come i vecchi tempi Eh ma Vignato deve solo, non deve tirare Vignato eh Deve solo passarla Romeo, attenzione a Romeo Oh Romeo comunque raga mi piace Romeo Dovrà crescere vero ma raga Ci sta, per ora ci sta Poi magari l'anno prossimo lo mandiamo in prestito e prendiamo qualcun altro di Gregorio. Romeo l'artista, perché l'artista però? Lo scrittore non è più bello. Eh, ma il pizzaiolo se cioè, si chiamava tipo Gennaro, mi sa di nome da pizzaiolo. McKenny, Icardi. Vignato. Lo scrittore Romeo. McKenney. Per Romeo. Attenzione a Romeo. Guardate che corre, ragazzi. Cioè, corre più o meno. Romeo. Bravo, Romeo. Cose facili. Vignato. Il capitano. Quando c'è bisogno ci pensa il capitano. Pessina. 2 a 1. Eh, Romeo è il Leao italiano, raga. Ne ha man da mangiare di pasta asciutta e di canzoni trap. Per diventare Leao, eh. Allora, non sto Fabio Ronaldo che. Boh. Boh, Teng, Boh, Teng, Teng. O Teng, non prendiamo gol. Sarebbe fondamentale vincere questa qua. Andremo a 7 punti in solitaria davanti. Fai i cambi? No, 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 non voglio far stancare gli altri, raga. Voglio tenere loro. Perché poi abbiamo il campionato. Che è importantissimo, mamma mia. Voglio tenere loro, raga. Voglio tenere loro. Riccardi, vediamo se le sponde di testa le sai fare. Certo che se non ti arriva la palla, come le fai a fare le sponde di testa? I don't know. Jonathan, take share. Di Gregorio. A te è venuto un certo Thomas che ha fatto. Il poeta, bello. Però Shakespeare era uno scrittore o un poeta? Non lo so. No! Due a due. Il poeta mi piace. Dopo facciamo un sondaggio. Vado dopo questa partita facciamo un sondaggio. Le opzioni sono il poeta, l'artista o lo scrittore? McKenny Romeo. Romeo. Attenzione. Romeo. Non ha ancora un soprannome. Romeo. Romeo deve risolverla lui. Romeo bravissimo dentro. I cardi non sa fare nulla. Sa solo calciare in porta. Romeo bravissimo però, ragazzi. Bravissimo, Romeo. Bravo McKenny anche, dai, il meccanico. Perché aggiusta i problemi. Sanè. Mamma mia, sanè. sanè. Sanè, abbiamo un problema, Sanè, te lo dico. Crediamoci, un altro pareggio non sarebbe così male, però. Mamma mia. Dobbiamo sfruttare l'uscita dal momento negativo. Poi Romeo non vuole macchiare il suo debutto con un pareggio. Recuperiamo palle, crediamo. Mamma mia, no, 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 no. lo stiamo per prendere. Altro che, altro che. Se perdiamo un disastro. Bravo, Izzo, ultima azione, dai, Icardi fai qualcosa di buono, Vignato, Vignato, ultima azione, non salgono i compagni, bella palla per Sanè, attenzione il mago, attenzione al mago, non sa cosa fare, torna dietro, Vignato fuori, McKenny! per Romeo, Giulietta, niente, vabbè 2 a 2, ci può stare, ci può stare, ci può stare, calma, ci può stare, calma, ci può stare. Mamma mia, mamma mia. Decidiamo il... Aspetta un attimo. Ok. Sondaggio, che nome diamo a Romeo? Sulla base di come l'avete visto giocare, eh? Abbiamo un sondaggio. Soprannome Romeo, allora artista, scrittore o poeta? Abbiamo detto artista, scrittore o poeta. Vai decidete voi, ragazzi. Ma come vendi, Di Gregorio? Di Gregorio, lui ci salva. Ultime due partite della live ragazzi eh? Abbiamo Empoli e Fiorentina Andiamo in Toscana A seguito co abbiamo... no, no. Cos'è sta roba? Ah vabbè ci dà reso conto sulla primavera Ma non è che ce ne frega tanto eh. Mamma mia lui da 70 Da 85 a 94 A Eh però raga Gli eh. voglio bene ad A Vigherreiro Però abbiamo preso l'altro noi No 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 Vediamo cosa avete votato. Il poeta? Va bene. Il poeta, allora. Abbiamo il poeta e il filosofo, va bene. Siamo una squadra di studiosi. Poeta e filosofo. Tra l'altro, vorrei fargli il piano di crescita, lui, raga. Facciamo il piano di crescita perché magari cresce di più. Vogliamo farlo giocare ancora a titolare? Vogliamo dargli un altro spazio in questa partita? Allora, eccolo qua. Romeo 64 di overall. Devo dire non bene, ma non importa. Ha il potenziale. Oh, ragazzi! Ha il potenziale per diventare speciale. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire da 93 in su di overall, eh? Ha il potenziale per diventare speciale. Perché c'è qualcuno scontento in squadra? Non voglio mai nessuno scontento io, ragazzi. No, 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 no. Perché loro non. Ah, beh, loro no? Bonu ah, tempo di, eh, tempo di gioco. Alcuni non sono contenti. Vabbè, adesso cercheremo di far giocare un po' di più tutti quanti. Vabbè, Sorrentino, mi spiace, ma. Qua dobbiamo rinnovare un po' di contratti. Uh, Vignato non è contento del contratto. Eh, vabbè, ci sta, ci sta. Va bene, va bene. Oh, chi è che non ha il contratto? Contento? Ciurria anche non è contento del contratto. E anche Pessina, vabbè rinnoviamo tutti. Giustamente, più crescono, più vogliono soldi. Ci sta. Vediamo se abbiamo qualcuno in scadenza. Vabbè, loro due, meno male che sono in scadenza. Andiamo, 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 andiamo. Ultime due partite, raga, dell'episodio. Siamo al sesto posto. Cerchiamo di chiudere bene. Allora, per chiudere bene, io farei giocare nuovamente Romeo. Eh no, è un po' stanco, raga. No, 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 no. Lo facciamo entrare dalla panchina, Romeo. Farei giocare Dani Mota davanti. Il vostro preferito. McKenny va in panca. Gioca Sensi. Anzi, gioca, gioca Ruiz. Va che si sta un po' lamentando. E dietro, fuori Izzo, gioca Bonucci. Questa e giocano Wisian. Qua facciamo un po' di turnover, raga. Non l'abbiamo fatto in coppa e purtroppo abbiamo pareggiato. Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Vignato, inizia la tua punizione. Due partite fuori, Vignato dai due partite fuori e poi vediamo se quando torni avrai imparato la lezione, esatto vignato in punizione, no ma che baghettino del cambio ma scusami un attimo eh Andrea Longhi, stiamo facendo una carriera realistica dove tutto è basato attorno al realismo per evitare di fare le solite carriere noiose e tu mi dici fai il baghettino del cambio ruolo, è proprio la cosa che non si deve fare, cioè proprio l'ultima cosa che farei il baghettino del cambio ruolo raga, non ha senso, ecco. Ah, che fatica, che fatica. Qua c'è bisogno del poeta, ragazzi, ve lo dico. Ve lo dico io. Qua c'è bisogno del poeta. Huerta. Huerta, pensaci tu. Mamma mia. Qua c'è proprio bisogno del poeta. Aia. Cacace. Bravo, bravo, Uisen. Andrea Carboni. Il più scarso in squadra che abbiamo, ve lo dico. Grazie. Tra l'altro quest'anno abbiamo pure la Coppa Italia, la vedo dura raga. Ora capisco perché la realtà le squadre escono apposta dalle competizioni europee o dalla Coppa Italia. Cioè davvero è dura eh. È molto dura. Dai Marcel, bravo. Carboni. Ma, ma ragazzi, ma ragazzi, ma raga, ma dai ragazzi. Di Gregorio. Veno mai rotto con surrealismo. Francesca! Io ti voglio bene, però questa è una carriera realistica che è un po' diversa da tutte le altre che vediamo sempre. Se ti ha rotto questo realismo, nessuno ti obbliga a guardare questa live. Puoi andare a vedere le live o i video di qualsiasi altra persona che sta facendo una carriera. Così vedrai che è una carriera normale che hai già visto mille volte. Però se preferisci puoi tranquillamente farlo, bro. O broda, non lo so se sei un maschio o una femmina. Nessuno ti obbliga qua. N non c'è nessuno che ti ha legato su una sedia e ti ha detto guarda la live di Venom della carriera realistica. Quindi se non hai voglia.. Puoi tranquillamente, puoi tranquillamente andare a vedere altro, non ti preoccupare. Ora, non mi sconcentrare che qua ci sono 500 persone che vogliono vedere una vittoria, quindi i tifosi, dai eh, tifosi, fate un po' di tifo, serve il vostro tifo da rimota. Maldini deve cercare di fare meno peggio di Vignato, che in teoria non è così difficile perché Vignato sta facendo malissimo, però... Tifo, tifo, ragazzi. Cuori in chat, dai. La squadra ha bisogno di voi. La squadra necessita il vostro tifo. Aia. Anderson. Vai, Carboni. Romeo. Romeo. D'animo da Carvaio. Bella palla. Ma, Ma, Ma perché c'è Romeo titolare, raga? Ma perché c'è Romeo titolare? E eh, vabbè. Lo cambiamo dopo. Ragazzi, ma perché c'è il poeta titolare? Qualcuno me lo spiega? Non lo so. Pensavo di averlo messo in panchina. Mamma mia Maldini è indecente, raga. Non può giocare, è troppo giovane. Non ha il coraggio. Non lo so. Non riesce a giocare le due partite di fila comunque. Occhio. Bravo Carboni, dai Romeo, dai Romeo, dai Mars, no raga stiamo facendo una fatica incredibile, sarà dura arrivare in Champions, se dobbiamo trovare la quadra, iniziamo a vincere queste due partite dai, via via, mettiamo dentro il Matador, il muro dite, Leoni di Monza fatevi sentire esatto, cuori rosso bianchi in chat, fuori Romeo, dentro Ciuria, Ciuria ce la risolve sta partita, eh, poi direi anche Gaiardo per Carlos Augusto che non mi sta piacendo, dai. Guardi Lazio Juve? Sì, sì, la guardo, dopo la guardo. Finiamo la live e poi c'è Lazio Juve. Facciamo questa un'altra partita e poi stacco e voi passate a vedervi Lazio Juve. Ciurria dai, appena entrato devi ritrovare la te, Matador. Bella palla da rimota. Maldini! Bel tiro, bel tiro, dai, dai. Secondo tempo abbiamo iniziato con la mentalità giusta, con i due cambi che danno la svolta. Dragone viola modificato, Gagliardo. Appena entrato l'ha salvata sulla riga qualcuno, ma non ci credo. Chi era? Cacace forse? Non ci voglio credere, ma non ci voglio credere, dai. Gagliardo poteva fare il suo primo gol con la maglia del Monza. Con i leoni di Monza. Bravo, Ui. oh, Uisian, comunque, è Comunque, tanta roba, eh. Pestina. lancia Maldini. Maldini, Maldini, Dani Malda, Dani Malda. Passaggio orrendo, ma il filosofo non sbaglia! Un passaggio orrendo di Daniel Maldini, ma il filosofo rimedia, e la mette dentro 1-1, il filosofo. Mamma mia! Possiamo dire che era un passaggio orrendo, raga. Possiamo dire che era un passaggio veramente brutto. E eh, ma non devi farlo, wild gamer. Guardate che passaggio brutto che aveva fatto. Tutto indietro. Bravissimo comunque il filosofo, dai. È il filosofo. Gagliardo è veloce e offensivo. Ok, ok, grazie. Cerchiamo di vincere, non, non Un pareggio con l'Empoli, raga, andava bene l'anno scorso. Che eravamo una squadra piccola, adesso puntiamo alla Champions. Eh. Bravo Mar Oh Marcel mi piace un botto, una diga in mezzo al campo. Fuori gioco. Oh, oh, alta, meno male Carboni Gira per Ruiz. Marcel Ruiz. Alla lunga? Per chi? Per chi? Ma perché non è andato il filo? Vabbè, non importa Bravissimo Carboni, eh Carboni però giochi troppo poco, ti capisco Carboni Ti capisco Carboni che poi sbagli le cose facili, non sei abituato, Ai 90 minuti Tra ore, è, ai 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 Mamma mia, questo era rigore, meno male che non l'ha dato per una volta, surria Maldini, lancia il filosofo, il filosofo, il filosofo Dani Mota non ce la fa, non ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, salta tutti pure il portiere! Il filosofo! Dani Mota! Vamo! Il filosofo! Dani Mota! Vamo, 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 Che giocatore sublime, sontuoso, supremo. Dai. Occhio. Giasi, No, 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 2 a 2, no! Vabbè, raga, non, non, non so cosa dire io. Vi giuro che non so cosa dire. Doppietta del filosofo e poi prendiamo un gol così dal nulla, veramente brutto. Vabbè, non è finita, ottantesimo. Non è finita ottantesimo. Dai. Maldini. Regolare? Non regolare. È truccato? No, dai, non è truccato, però. Non importa, non è, non è finita raga, non è finita. Dai, guarda che siamo carichi, siamo carichi. Siamo carichi più o meno. Nel finale mi sbilancio sempre troppo, eh. Dai, che possono sbagliare un passaggio. E... Oh, ok. Dai. Voglio cantare la canzone del Matador. Ciurria. Maldini. Lancia bene, Maldini. Per, oh, bravo. Ma Maldini, ma Maldini, ma Maldini. Eh no, non ce l'abbiamo l'ultima, mi sa. Ah, peccato. Giasi. Sì, cerchiamo di non prenderlo almeno. Almeno un pareggio. Ok, ok. 2 a 2. <applause> Mamma mia. Non bene, però vabbè. Ragazzi, sapete che vi dico? Chiudiamo con questa partita, Vai, non ci facciamo l'ultima, perché ho visto che sono le 20.53. Non voglio fare le cose di corsa, che magari anche voi volete andare a vedere la partita. Non voglio poi che dobbiate magari staccare la live all'ultimo e perdere l'ultimo pezzo di partita. Quindi ce la facciamo domani con calma, raga, Iniziamo la live con la partita contro la. Contro la Fiorentina. E va bene. Tanto penso che. Abbiamo fatto quasi due orette, va bene così, raga Poi sono un po' triste per questa. Per quest'ultima per quest prestazione, eh. Pronostico Juve Lazio 2-0 Lazio. Ehm Ok, allora salvo ragazzi. Situazione di classifica, questa qua non si è messi male. Cioè, raga, 17 punti. La Champions dista 4 punti. Secondo me si è messi abbastanza bene. Vi faccio vedere anche la situazione in conference. Che è questa qua, 5-4-4-3. Secondo me è messa bene. Secondo me si è messi bene. Questa è la squadra. Noi ci vediamo domani, raga, con un nuovo video. E alle 7 in live.